Buongiorno a tutti quanti, è bello ritornare dopo un paio di settimane di ferie, diciamo ferie, da avendo lasciato il nostro figlio Matteo in Inghilterra, chissà se ci guarda, avendo Daniele che sta in Canada e Lucia dalla Sardegna, saluto tutti quanti quelli che ci stanno vedendo o ascoltando tramite il podcast. Oggi vorrei parlarvi di uno dei salmi miei preferiti, il Salmo 121, un salmo breve, sono soltanto 8 versetti, e è un salmo che a me ispira molto e che spesso durante la settimana, durante il mese leggo. Però prima di parlarvi del salmo, vorrei parlarvi di integratori. Anche se è molto dibattuto a livello scientifico, pare che assumere integratori alimentari aiuti ad avere una vita migliore, a vivere meglio, a stare meglio all'organismo. Vi voglio mostrare quello che prendo io normalmente come integratore. Allora, questo è omega 3, il vecchio olio di fegato di Canuzzo, sarebbe soltanto in maniera concentrata. Tra l'altro il mio ex compagno di scuola lavora per la ditta che produce l'omega 3 in pratica per tutto quanto il mondo. E l'omega 3 è un antinfiammatorio, serve contro le infiammazioni, dice che aiuti il cuore, riduce il colesterolo cattivo, quello LDL, quello leggero, ravviva le energie. Questa è la prima cosa che prendo come integratore. Poi prendo la vitamina D3. La vitamina D3 dovrebbe essere prodotta tramite il sole, e prendendo il sole si produce vitamina D3. Siccome la pelle mia non è adatta al sole, io prendo degli integratori di vitamina D3. La vitamina D3 stimola il sistema immunitario, aiuta la produzione ostea, per cui in pratica rende le ossa più forti, e soprattutto migliora l'umore. Se avete un umore cattivo prendete tanta vitamina D3. Okay. Poi cosa prendo? Prendo questo magnesio, nome è un po' brutto, si chiama magnesio malato, ma è così, si chiama magnesio malato, però è una fonte di magnesio. Il magnesio, come ci insegna nonna, è la vecchia magnesia, serve per la digestione, ma serve soprattutto per la trasmissione elettrica all'interno del nostro fisico, e anche questo contribuisce alla calcificazione ossea, per cui se avete problemi di ossa fragili prendete il magnesio malato. Poi prendo lo zinco. Lo zinco aiuta la produzione di globuli bianchi. I globuli bianchi sono quelle cellule che vanno a mangiare i batteri, ok? Per cui serve a distruggere i batteri e rafforza la parete. Noi abbiamo delle cellule che hanno una parete, e serve a rafforzare questa parete così che i batteri e i virus non possano entrare. E infine, visto che ho una certa età, prendo anche e c'è pure questo come Prostasan. È palmetto. Serve per mantenere una prostata sana. Chi me l'ha venduto dice che funzionava anche per l'alopecia, però guardate qua, qua non ha funzionato, per cui questo è quello che aiuta a una certa età con la prostata. Molti di voi non hanno problemi, beati voi. Ora faranno quello che dicono. Personalmente io trovo che fanno abbastanza di quello che dicono. Ci sono molti scettici che dicono che quello che sono gli integratori alimentari dovrebbero essere assunti invece tramite i cibi. Ora, i scienziati hanno ragione, il problema qual è? Che noi
abbiamo cambiato completamente la qualità dei cibi che mangiamo, per cui vi faccio un esempio: per prendere una pasticca di omega, quello che io prendo come omega 3 all'interno di una pasticca, dovrei mangiare un chilo di sarde. Insomma, tutti i giorni. Un chilo di sarde tutti i giorni, se non altro per l'alito, dico. Oppure per avere la medesima quantità di magnesio con una di questi qua, dovrei mangiare mezzo chilo di fagioli. C'hanno qualche effetto collaterale i fagioli, sapete, non vado avanti. Quello di cui mi nutro non è sufficientemente ricco, per cui devo integrare. E perché molto di quello che mangio, invece di essere un mio alleato, un mio nemico, che toglie, e per questo che ho bisogno di un aiuto. Ora, questo vale per la mia vita fisica, ma noi non siamo soltanto fisico, siamo fisico e spirito, no, mia vita spirituale. Quello che ho detto per la mia vita fisica è la stessa cosa per la mia vita spirituale. La vita che viviamo nel mondo non è che ci porti un gran nutrimento dal punto di vista spirituale, vero? Non è. Anzi, normalmente porta via la nostra parte spirituale. Vivo in uno stress costante, costantemente stressato, e devo affrontare un problema dopo un problema, oppure non riesco ad arrivare a fare tutto quello che devo fare all'interno della stessa giornata. E questo che cosa mi produce? Produce il fatto che io sono stanco, che alla fine mi serve un aiuto. E da dove mi verrà l'aiuto? Leggiamo assieme il Salmo 121. Alzo gli occhi verso i monti. Da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto il cielo e la terra. Egli non permetterà che il mio piede vacilli, colui che ti protegge non sonnecchierà. Ecco, colui che protegge Israele non sonnecchierà né dormirà. Il Signore è colui che ti protegge. Il Signore è la tua ombra. Egli sta alla tua destra. Di giorno il sole non ti colpirà, né la luna di notte. Il Signore ti preserverà ad ogni male, egli proteggerà l'anima tua. Il Signore ti proteggerà quando esci e quando entri, ora e sempre. Ma non sappiamo che ha composto questo salmo. Sicuramente non Davide, perché nella salmo di Davide c'è scritto sopra di Davide. E non sappiamo nemmeno l'occasione in cui è stato scritto questo salmo. Possiamo fare qualche ipotesi. Israele è stato da sempre attaccato dalle popolazioni che stanno lì vicino, no? Perché in pratica c'è Israele e sopra ci sono le alture del Golan e la Cisgiordania. Che cosa succedeva? Che le popolazioni che attaccavano Israele o venivano da est o da nord e stavano proprio sui monti, perché in pratica ci sono queste alture e poi c'è una vallata che è proprio Israele, per cui era normale che gli abitanti guardassero su verso questi monti per vedere se arrivava qualche nemico. Per cui il salmista, in questo caso, se questa è l'ipotesi giusta, sta parlando di una sensazione che tutti quanti in Israele conoscevano: il fatto di guardarsi intorno e di aspettare un nemico che ti sta attaccando e di dire: se mi attaccano quelli là, da dove mi viene l'aiuto? Da dove arriverà l'aiuto? So che tra poco la mia vita sarà in pericolo, so che sarò sotto attacco e non ho paura per questo. Da dove mi verrà l'aiuto? È una sensazione che non dipende da lui, ma da altri. Lui non ci può fare niente, perché prima o poi ci saranno questi nemici che attaccheranno. È una cosa che non può controllare. Ti chiedo: ti sei mai trovato? Ti sei mai trovato lì? Sai che non hai fatto nulla? Che non hai violato le leggi? Che ti sei comportato, ti sei comportata bene? Che non hai parlato male di nessuno? E non hai evitato di fare nessuna cosa che ti è stata richiesta? Ma qualche cosa sta per accadere. A noi ci è accaduto, come è vero, già con la causa contro il comune, non avevamo fatto niente. A un certo punto il comune ci ha chiesto 30.000 euro e che non dovevamo. Poi ringraziando il Signore, l'odio sia al Signore, che un giudice alla fine ci ha dato ragione, però non avevamo fatto nulla per questo. Alzo gli occhi verso il cielo, da dove mi verrà l'aiuto? C'è un'altra possibilità però per la genesi del salmo.
Se controllate nelle vostre Bibbie, prima del versetto 1 c'è scritto canto del pellegrinaggio, oppure in altre Bibbie c'è scritto canto delle ascensioni. Gerusalemme, immaginate, abbiamo detto che Israele è una vallata, no? Ma Gerusalemme è messa su alcuni monti, per cui in pratica quando tu arrivi a Gerusalemme, dalla valle di Israele, vedi questa città che è messa sopra un monte, esattamente un pochino come Monte Fiascone, come tanti altri paesi, perché si metteva una città sopra un monte perché fosse più protetto. E per cui il salmista, se fosse questo il caso, sta dicendo: c'è molto nella mia vita che deve cambiare, io devo cambiare parecchio, vorrei poter cambiare la rotta di come sono andate le cose. Mi aiuterà il mio pellegrinaggio nella città santa, perché le persone andavano in pellegrinaggio a Gerusalemme, andavano al tempio di Gerusalemme in pellegrinaggio. Mi aiuterà ad andare al tempio, mi aiuterà a vedere la città santa, sortirà qualche differenza nella mia vita il pellegrinaggio a questa città santa, sarà questo ad aiutarmi. Ti sei mai trovato lì? Ti sei mai trovata lì? Sai che c'è qualche cosa nella tua vita che non va, e lo sai bene, perché è colpa tua questa volta, perché è colpa di qualche cosa che fai o che non fai, di qualche cosa che hai fatto o che non hai fatto nel passato. Sai che ti serve un'inversione di rotta, che devi girare, devi svoltare, come si dice, e c'è il cambiamento. Alzo gli occhi, da dove mi verrà l'aiuto? La parola aiuto in ebraico è aizer. Aizer significa circondare, cingere. Ora, si cinge una città con delle mura fortificate per proteggerlo, è vero? Ma tu cingi anche con le braccia tuo figlio, magari se si sveglia nel sonno e ha un incubo. Cosa fai? La prima cosa che fai, lo prendi e lo cingi, perché gli dici: ok, io sono qua tranquillo con tutto quanto. Da dove mi verrà l'aiuto? Il salmista lo dice, guardate il versetto 2. Il mio aiuto viene da Dio che ha fatto il cielo e la terra. Le mura fortificate, le braccia che abbracciano il figlio di notte durante l'incubo sono quelle del padre, sono quelle di Dio. E guardate, è interessante al versetto 3 che il salmista inizia il salmo con due non. Piuttosto che dire quello che Dio farà, dice quello che Dio non farà. Versetto 3: egli non permetterà che il tuo piede vacilli, colui che ti protegge non sonnecchierà. La prima cosa che non farà Dio è che non permetterà che tu vacilli. Ora, se lui non permetterà che tu vacilli, che cosa significa? Che la nostra tendenza è quella di vacillare. Cioè, avete presente, non so se avete a casa magari una di quelle colonnine di bellezza con un vaso solo quello che vale tanto, no? Normalmente si mette questa colonna e questo vaso, chi ha tanti soldi mette i vasi Ming. Noi non ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo nella colonna né nel vaso Ming, per cui non ce l'abbiamo. Però immaginatevi questa colonna con questo vaso prezioso. Se tu gli dai una botta, che cosa fa il vaso? Comincia a girare su se stesso prima di cadere. Allora, c'è scritto in questo versetto che non avrai botte, che non prenderai botte, che la colonnina della tua vita non prenderà botte, no? C'è scritto che le botte arriveranno, ma che come per miracolo il vaso della tua vita non vacillerà, rimarrà lì, sfiderà le leggi della fisica e della gravità e rimarrà lì fermo senza girare. La seconda cosa che non farà Dio è dice: egli non farà la classica pomerinella, la classica penichella pomeridiana, quella che a me piace tanto, sonnecchiare, che è quella, non è proprio un sonno, è quella cosa che sei un po' intontito, si la senti le persone che ti girano intorno, però è come se non ci fossero. E Dio non si sveglierà di soprassalto e dirà: ops, scusa, mi ero appendicato un attimo e non mi ero accorto di quello che ti accadeva, altrimenti sarei intervenuto. Il salmista dice: no, Dio non si farà la pellicella. E
questo concetto è ripetuto anche dal versetto 4 due volte. Anche il versetto 4 dice: ecco, colui che protegge Israele non sonnecchierà né dormirà. Questo che cosa significa? Questo significa una cosa ben precisa. Scusate che mi è sempre bloccato il coso. È una cosa ben precisa che noi, quando ci sentiamo poveri, spesso tendiamo a pensare che Dio stia dormendo. Perché capisci? Ma Signore, ma lo vedi quello che mi sta succedendo? Perché non intervieni, che fai? Stai dormendo? Stai dormendo? Non vediamo una soluzione rapida di quello che ci accade e diciamo: oh, Dio, sveglia, sono qua, e invece no. Il salmista dice: guarda che Dio non dorme, non dorme. Dove sarà Dio quando mi sembra che non c'è? Versetto 5: il Signore è colui che ti protegge, il Signore è la tua ombra, egli sta alla tua destra. Giovanni, prima Giovanni al capitolo 1, al versetto 5, dice che Dio è luce. Dio è luce. E nello stesso, nella stessa lettera, al capitolo 4, versetto 15, che dice Giovanni che nessuno ha mai visto Dio. Però come posso vedere Dio? Come posso vedere Dio? Non vedo Dio direttamente, ma vedo Dio da ciò che fa, da ciò che agisce. Lo posso vedere dall'ombra che crea nella mia vita. Nella mia vita c'è un'ombra, che sono l'intervento di Dio che è luce, che mi illumina. L'ombra com'è? Puoi parlare con l'ombra? È silenziosa. Ma c'è, ma c'è. Dio può sembrare silenzioso, può sembrare che sia disinteressato e che stia facendo una benichella. Ma in ogni attimo della tua vita, dice il salmista, Dio è la tua destra, è la luce che crea l'ombra. Il salmista nel versetto 6 dice esattamente che Dio è il creatore di tutto quanto. Dio il giorno e il sole non ti colpirà, né la luna di notte. Già aveva detto che il mio aiuto viene da Dio che ha fatto il cielo e la terra. E qui ritorna il concetto: lui è a controllo, per cui il sole non colpisce né la luna di notte. A lui obbediscono il sole e la luna, perché lui sono li ha creati. E non ha creato soltanto il sole e la luna, ma ha creato anche te. Così sei opera sua. E visto che sei opera sua, che cosa farà? Che cosa farà? Versetti 7 e versetto 8: il Signore ti preserverà da ogni male, egli proteggerà l'anima tua. Il Signore ti proteggerà quando esci e quando entri, ora e sempre. La frase egli ti preserverà in ebraico significa letteralmente metterà una guardia a voi. Metterà una guardia. Una guardia, allora abbiamo detto che ci cingerà, no? Cingerà che cos'è? È un muro, è una difesa passiva, statica, ferma. Muro ti difende dal nemico, ma non è che se il nemico distrugge il muro lo salta e lo insegue. Allora dimmi cosa dice: io non solo metto un muro intorno a te, ma io metto anche un aiuto, una guardia che casomai dovesse cadere il muro, dovesse essere scavalcato il muro, possa inseguire il tuo nemico e andarlo a riprendere. A questo punto tu mi ti starei chiedendo, no? Marco, siamo arrivati al fine del salmo, no? Ebbene, che c'entrano tanti creatori? Mi hai fatto una completa disamina, quasi sembrava che mi potevi vendere gli integratori, e che c'entrano col salmo 121? Sapete, il mio fisico fa abbastanza da solo. Fa abbastanza da solo, sono stato strutturato perché il mio fisico faccia da solo, ma come abbiamo detto qualche volta non è abbastanza. Sta a me curarlo affinché rimanga in buona salute, affinché sia forte. Se è vero che quello che mangio non mi dà tutti quanti i nutrimenti di una volta, spetta a me trovare altro, integrare con qualcosa di altro affinché la mia vita si sviluppi, il mio fisico si sviluppi, cresca e si mantenga sano.
tanto per noi, ha fatto tutto quanto. Dio ha fatto la mano più grande, mi ha dato Gesù, mi ha dato la salvezza, più di quello. Però non basta. Bisogna che devo metterci anche la parte mia, una volontà. Bisogna che io mi aiuti tramite degli integratori. Devo impegnarmi anche io affinché il mio spirito sia forte, cresca e si mantenga sano. Mi servono degli integratori spirituali affinché mi diano quello che il mondo non mi dà, che anzi mi toglie. Dove li trovo gli integratori spirituali? Mi dai la prossima? Paolo ci dà l'indirizzo della farmacia, la ricetta e la posologia. Prossima slide. Prossima. Avanti. Colossesi 3:16. La parola di Cristo abiti in voi abbondantemente, ammaestrandovi ed esortandovi gli uni gli altri con ogni sapienza, cantando di cuore a Dio sotto l'impulso della grazia, salmi, inni e cantici spirituali. Questa è la ricetta. Qui c'è una ricetta dove ci sta posologia, cioè la quantità di integratori che devo prendere, e pure l'indirizzo della farmacia dove posso trovarlo. Il primo, la parola di Cristo abiti abbondantemente in voi. Il primo integratore qual è? Mi passate la notizia per favore. Tutto questo va bene. Ecco, questo è il primo integratore. Questo è il primo integratore. Questo è l'integratore principe, la parola di Dio. Questo è l'omega 3, questo è l'omega 3 che riduce le infiammazioni della mia vita, l'accumulo di sostanze dannose della mia vita. Dio li chiama peccato. L'indirizzo della farmacia, eccolo, c'è scritto. Ecco dove trovate la parola di Dio. Dentro la Bibbia. Dentro la Bibbia c'è la parola di Dio. E è l'unica farmacia aperta H24 365 giorni all'anno. Anzi, è una farmacia che non è che ci devi andare, ma te la puoi pure portare appresso. La puoi portare appresso in forma fisica, su un tablet, la puoi memorizzare. Per cui la prima cosa, la posologia, la ricetta è: leggi la parola di Dio. La parola di Dio abiti abbondantemente. La posologia, la quantità di integratori che devo prendere, abbondantemente. Dosi abbondanti. Attenzione, la Bibbia non ha effetti collaterali e non ha una dose minima. Non c'è una dose minima. Però c'è una cosa, può dare dipendenza, ma quella è una cosa positiva. Può dare dipendenza perché quando leggi la parola di Dio, ogni giorno ne vorrai di più. E quel giorno dopo ne vorrai di più, per cui è una sana assuefazione, da assuefazione, assuefazione, per cui per avere, per produrre lo stesso effetto ne dovrai avere sempre di più, e quella è una cosa buona. Il secondo integratore, ammaestrandovi ed esortandovi gli uni gli altri con ogni sapienza. Questa che cos'è? Questa è la vitamina D3. Questa è la vitamina D3, la comunione fraterna, che rende, e anche il magnesio, questo è anche il magnesio, tutte e due ci abbiamo qua dentro, lo stare assieme innalza il sistema immunitario, lo rende più forte. E in Ecclesiaste Salomone diceva che se uno tenta di sopraffare chi è solo, due gli terranno testa, una corda a tre capi non si rompe così presto. Un attimo, una corda a tre capi, rileggiamo il verso. Se uno tenta di sopraffare chi è solo, due gli terranno testa, dov'è il terzo? Gesù, Spirito Santo. Per cui nel momento che tu frequenti la tua chiesa locale, frequenti altri credenti, non sei soltanto tu, ma sei tu, l'altro e lo Spirito Santo.
Per cui è questo quello che rafforza la tua vita. Terzo integratore. Cantando di cuore a Dio sotto l'impulso della grazia, salmi, inni e cantici spirituali. Cantare a Dio che cosa significa? Pregare. Significa pregare. È la preghiera. La preghiera. Allora, questo, la preghiera è lo zinco, che distrugge i batteri del peccato. La preghiera distrugge il peccato, rafforza la parte importante di te, rafforza la parete cellulare della tua anima contro lo scoraggiamento, perché spesso sei scoraggiato. Ma nel momento che sei scoraggiato c'è lo zinco della preghiera. Se sei scoraggiato in questo momento, zinco, tanto, preghiera. Mi dai l'ultima slide? Alzo gli occhi verso i monti, da dove mi verrà l'aiuto? Dio sarà presente sempre. Non ci sarà un momento dove non sarà realmente presente. Era presente alla tua creazione. Quando sei stato creato, quando sei stata creata, Dio era lì. Figurati se non sarà presente adesso che lo hai riconosciuto. Lo hai riconosciuto? Hai visto la sua mano nella tua vita? Hai visto l'ombra che proietta la sua luce sulla tua vita? Girati e vedrai l'ombra. Girati e vedrai l'ombra. Devi soltanto volgerti per vedere quello che lui fa tramite la sua luce nella tua vita. Lui è luce, vuole illuminarti. Ma non andare in giro senza integratori, perché senza integratori sarai vulnerabile. Sarai illuminato dalla luce di Dio, sarai illuminata dalla luce di Dio, ma devi avere gli integratori. Nutriti della sua parola, come? Leggendo la Bibbia. Vivi assieme ai tuoi fratelli e alle tue sorelle in Cristo, come? Frequenta la tua chiesa locale. E infine, prendi lo zinco che rafforza la tua vita. Prega costantemente ogni giorno. E vogliamo proprio fermarci a pregare. Signore, grazie che tu ci dai gli integratori, che sono quello che tu hai chiesto a noi, di leggere abbondantemente, di far vivere la tua parola dentro di noi. Grazie per la parola che ci hai dato tramite noi. Se tu che mi hai ascoltato sei stato colpito, sei stata colpita da qualcosa che hai sentito oggi, prega assieme a me queste cose nel tuo cuore. Signore, io voglio nutrirmi della tua parola. Voglio che la tua parola abiti abbondantemente in me. Voglio leggere, voglio diventare dipendente dalla tua parola, così che possa volerne ogni giorno un pochino di più. E voglio vivere assieme ai miei fratelli e ai miei sorelli in Cristo, perché so che nel momento che vivo assieme a loro io sono più forte, perché tu se l'hai promesso, perché dove due o tre sono presenti in nome mio, tu sei in mezzo a loro. Infine, voglio rafforzare la parete cellulare della mia anima, voglio pregare costantemente in tutto, perché so che la preghiera scaccia la paura, che la preghiera scaccia lo scoraggiamento. Tutte queste le prego, tutte queste cose le prego nel tuo santo nome, Signore Gesù, chiedendo l'aiuto dello Spirito.